Gli eventi si svolgono durante la Seconda Guerra Mondiale su un'isola greca nel Mediterraneo. Dopo che a 8 soldati italiani fu ordinato di sorvegliare l'isola e di allestirvi un posto di osservazione, furono tagliati fuori dal comando, poiché gli inglesi affondarono la nave da guerra che li aveva portati. I residenti locali all'inizio si nascondevano dagli estranei armati, ma dopo un po' si sono resi conto di essere innocui e sono tornati alle loro solite vite. Per gli italiani, l'isolamento forzato dall'esercito e dalla guerra diventa un vero regalo, perché ora possono prendere il sole tutto il giorno, nuotare in mare, giocare a calcio, bere vino locale e incontrare belle ragazze. Ecco i commenti degli spettatori. Barbara, un film molto suggestivo. Se hai una serata tranquilla e rilassata, un film migliore di questo è difficile da trovare. Paesaggi meravigliosi, scenari, recitazione, colonna sonora. È tutto al top. Vasco, semplicemente un grande film. Lori 79, un film meraviglioso, un po' triste, delicato. Gabriele, il film non è semplice, ma è meraviglioso, fa pensare alla vita e al suo significato. Alexios, il livello della recitazione è molto elevato. Si tratta di un film palesemente contro le brutture della guerra. Ci si immerge in una dimensione lontana dalle sparatorie. Il paradiso in terra è una soluzione contro i conflitti.